io mi sono trasferita a Bologna, sono una studentessa fuori sede. E il bello di Bologna, secondo me, è anche il fatto che ci sono un sacco di posti in cui puoi andare a studiare all'esterno. E, rispetto alla città in cui vengo io, è una città molto universitaria, quindi è proprio quello il bello, che vai a studiare in un sacco di posti diversi, che siano bar, aule studio, biblioteche. E secondo me il fatto di fare un posto del genere, in un posto del genere, è un valore aggiunto sicuramente, perché ti sembra di stare a contatto con la natura, nonostante tu sia all'interno. È un posto che ha un potenziale veramente alto. C'è stato anche il cinema, è stato anche quello un evento molto bello. Finisce lo spettacolo, sei dentro a un mondo per due ore, fatto di luci artificiali, di buio, di nero. Si alzano queste tende e sei invaso, come dire, inondato da questa luce. Ti dà proprio respiro, un posto che secondo me dà respiro alla città, ed è bello anche con i nuovi interventi, la sensazione che dà stare in Montagnola. I bambini qua si divertono, dentro anche fuori. Alla Montagnola in genere, vabbè, o il venerdì e il sabato, vabbè, oppure quando ci sono dei concerti, degli eventi. Se invece è bello, ti godi entrambe le situazioni, insomma. Loro stanno magari fuori a giocare, tu non sei costretto a star fuori, puoi star dentro a leggerti il giornale, berti il caffè, perché li vedi benissimo, vedi quello che stanno facendo da dentro, capisci? L'ingresso del parco equivale a un momento di distensione, un momento di rilassamento e anche di confronto con un pezzo di natura che in città non vedo. Fai una salita e ti sembra di essere in un altro mondo. Appunto, in un periodo in cui dobbiamo mantenere le distanze tuttora e comunque post-Covid, poter usufruire di questi bellissimi parchi che offre la città di Bologna e viverli al meglio sarebbe una grande risorsa per i cittadini. Quell'aria aperta ti senti più tranquillo, perché non sei magari in posti chiusi dove sei appiccicato alle persone, quindi ti senti più libero. Ci sono un sacco di viaggiatori che passano qua, anche turisti. Cercando un posto vicino alla stazione dove andare a mangiare, ho visto che c'era questo parco e sono venuto qui a vedere com'era. Quindi ogni giorno è frequentato da veramente tante persone, ognuno con le sue storie. È una cosa che cerco di avere nella mia vita con una frequenza regolare, di andare spesso in natura, nei parchi o in montagna, per anche un aspetto spirituale che c'è nel contatto con la natura, proprio con delle forze che popolano la terra da sempre. Ah beh, assolutamente. Quello io ho sempre avuto la passione per la natura, però soprattutto in questo momento è bello stare in posti dove sei circondato dal verde, dall'aria pulita, dalle persone,